Unità cinofile da soccorso, poi conosceremo più nello specifico l'attività svolta. Possiamo definirle come una branca dell'ENCI che si occupa di search and rescue. Ed ecco quindi, aspetto anch'io un cenno come gli splendidi amici a quattro zampe prima di riportare il microfono a Chiara. Devo fare anche il seduto terra resta? Devo girare? Ok. Siamo. Consegno quindi il microfono a Chiara che ci spiegherà nello specifico e ci farà conoscere questo meraviglioso mondo delle unità cinofile da soccorso. Grazie Chiara, te la parola. Grazie a tutti, buongiorno. Io sono Chiara con Margot, un Labrador. Vieni, ciao. Poi abbiamo Barbara con Lola. Abbiamo Francesca con Maya. Poi abbiamo Giacomo con Lula. Abbiamo Roberto con Kira. Poi abbiamo Flavio che è il nostro figurante, cioè il disperso. Poi abbiamo Dante con Lara. Poi abbiamo Stefano con Bea. Poi abbiamo Sara con Lapo. Poi abbiamo Cinzia con Ginger. Ed infine Valentino con Oliver. Siamo UCIS, Unità Cinofile Italiani da Soccorso. Ci occupiamo di recupero di persone disperse in superficie, macerie e abbiamo anche soccorso in acqua, che purtroppo oggi non possiamo farvi vedere per mancanza di organizzazione, che è un po' impossibile fare una piscina, un lago. E ci occupiamo di sia in suolo italiano che sia in suolo estero. Abbiamo fatto interventi ad esempio da Amatrice, siamo stati allertati e abbiamo fatto il nostro intervento e la nostra presenza adesso in Albania con delle nostre unità. E ci occupiamo di ricerca persone di soccorso. Siamo tutti volontari e facciamo addestramento sia col cane cucciolo fino ad arrivare al cane operativo, che ci vogliono una media di 2 anni. Ci alleniamo di una volta alla settimana, anche 2, e creiamo un'affinità, una fiducia tra noi e il cane che ci porta al raggiungimento dell'obiettivo. Adesso vi facciamo vedere come si instaura questa fiducia, arrivare dal cucciolo al cane operativo con dell'obbedienza, e dopo vi facciamo vedere come si fa il recupero di persone dalla formazione all'operativo.
iniziamo con dell'obbedienza. Sono Lola, border collie di 8 anni. Poi abbiamo Lapo, un labrador di 6 anni, e Oliver, un labrador di 3 anni. Si inizia con da cucciolotto, proprio che si inizia con un rapporto a instaurare, perché deve arrivare una fiducia immensa per arrivare a ad avere il cane sotto controllo in qualsiasi situazione. E adesso ve lo dimostriamo. Stanno facendo un'obbedienza col guinzaglio, quindi è un sotto controllo avendo il guinzaglio, ma vedete che è un guinzaglio molto morbido, perché il cane ha la fiducia del suo conduttore. Vedete anche l'attenzione che ha nel guardare il proprio conduttore, come per dire: ok, sono pronta, dimmi cosa dobbiamo fare, che facciamo, perché io mi fido di te. Lasciano il cane a terra e sanno che loro possono andarsene, perché tanto sia Oliver che la Lola che Lapo aspettano i propri conduttori, perché è da loro che alla fine ricevono il loro premio. E da qui si costruisce il controllo del cane. Adesso fanno una condotta senza guinzaglio. Le varie andature si fanno a passo lento, a passo normale e con una piccola corsetta. Terra in movimento, in modo che lei sa, la Lola deve stare lì ferma, e con qualsiasi distrazione lei ci sta. Infatti adesso gli passeranno in parte sia Oliver che Lapo, ma lei sta, perché aspetta che Barbara gli dia un altro comando, perché lei ha piena fiducia in Barbara. Insegniamo anche a mettersi a terra, resta, perché in un'emergenza, in qualsiasi situazione che noi ci possiamo trovare, il cane deve sapere che deve stare lì fermo intanto che noi sbrighiamo un'altra faccenda, e quindi deve rimanere lì fermo intanto che noi andiamo a vedere il disperso, a soccorrere qualcosa. Thank you.
Ecco che Lola è partita perché la Barbara l'ha chiamata con un comando. A volte il premio che loro ricevono è un premio chi ha cibo, chi ha gioco, ma tante volte anche una semplice carezza, un premio sociale per loro è già una carica. Tipo adesso Barbara le ha dato un premio sociale. E direi che a queste tre nostre unità cinofile da soccorso possiamo anche fargli un applauso di incoraggiamento e tutto rispetto a quello che hanno fatto, sia i nostri conduttori che i nostri pelosi. Adesso facciamo un gioco, diciamo così. Tutta la voce del pubblico, sia di destra sia che di sinistra, mettiamo la Lola a terra e dobbiamo gridare forte, 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 Lola. E vediamo se lei dà ascolto a noi o se invece purtroppo ascolta solo Barbara. Vediamo quando Barbara ci dà l'ok. Noi gridiamo forte, forte, forte Lola. E vediamo. Sì. Pronta? Con tutto il nostro fiato. Uno, due, tre. Lola! Niente, sentite Barbara con che tono di voce la chiama. Questa è la fiducia che il cane ha nel proprio conduttore e il rapporto che loro hanno instaurato, che Lola si fida di Barbara e Barbara si fida solo che di Lola. Un applauso se lo meritano, direi. Adesso vi dimostriamo la formazione nella ricerca vera e propria di quello che noi facciamo. Abbiamo detto che si parte dal cane cucciolo fino ad arrivare al cane operativo. Il cane cucciolo inizia col cane in formazione, si inizia quando il cucciolo ha circa 3-4 mesi e per loro è un gioco. Quindi questo gioco alla fine va sempre premiato, sanno che loro alla fine ricevono un premio. Questo premio per alcuni cani può essere il cibo, tipo i nostri Labrador Retriever che fanno solo che il cibo, vedono cibo, cibo, cibo ovunque. Per tanti invece è un gioco, chi la pallina, chi uno Swiffer, chi un manicotto, però loro sanno che fine di questo gioco c'è questo cibo, per cui per loro è la cosa più felice che possa essere, cioè tutto quello che fanno. Abbiamo il nostro figurante, prima ve l'ho presentato solo così, ma il figurante nel nostro ruolo è una persona molto importante, è colui che insieme al conduttore e all'istruttore costruiscono il cane, sia dal cane cucciolo arrivare al cane operativo. E è una persona che collabora col cane e tante volte collaborano solo lui e il cane alla fine di dove c'è il disperso. In questo caso il disperso è lui. Iniziamo con Ginger. Ginger è un cucciolotto, viene stimolato, in questo caso Ginger va a cibo,
viene stimolato con del cibo, gli sta facendo vedere che lui ha dei visitor, la sta chiamando. Lei adesso sta capendo che se lui va via, adesso lui va a nascondersi. Ginger vede dove lui va e è il nostro primo passo che si fa. Lei gli ha dato trova, c'è chi gli dà cerca, c'è chi gli dà trova e vede che Ginger, vede, sta annusando, sta guardando. Perché il figurante si sta rifacendo vedere per stimolarlo ancora di più. Perché dovete pensare che in un ring, in un posto così, anche per il cane non è tutto semplice. Ginger ha un carattere un po' timida e si è un po' spaventata, probabilmente ha sentito qualche rumore forte, essendo all'inizio si è un po' spaventata e intimorita. Prova Sara, perché Sara la conosce di più, quindi ha più fiducia rispetto. Ecco che è arrivata, adesso Sara la sta premiando, è il nostro primo passaggio questo, che tante volte vedi, il figurante deve instaurare anche questo rapporto col cane, fargli passare questa paura di vincere, che se anche c'è un rumore forte, tu non ascoltarlo, vieni da me che io da me ho il tuo premio e si fanno piccoli passi in avanti. E qui il figurante ha tenuto la cassa aperta. Adesso vediamo Bea, sempre stimolata, sempre che vede il figurante andar via, viene sempre stimolata. Però il passo successivo è che la cassa viene chiusa. Flavio va a nascondersi, si chiude e vediamo Bea. Brava Bea, ha trovato. Possiamo notare anche la coda del cane. La felicità che ha nel concludere questo suo gioco, è talmente felice che abbiamo la coda che va ai 1000 all'ora perché ha trovato il suo premio che tanto desiderava. Ed è poi il figurante alla coccola e insieme concludono, figurante e conduttore concludono questa prima ricerca. Il passo successivo è che c'è l'abbaio, si inserisce l'abbaio. L'abbaio cosa vuol dire? Che quando trovano il disperso, abbaiano, ce lo segnalano, è una segnalazione. Quindi noi capiamo dove è il nostro cane. Perché tante volte quando siamo anche nei boschi, in qualsiasi posto, in macerie, ok, noi magari non ce l'abbiamo proprio a vista il cane. E quindi sentendo il cane che abbaia, noi sappiamo dov'è il nostro disperso e il nostro cane.
Kira è già super eccitata. Eccola che parte. Una verifica di controllo. Ecco la segnalazione. Kira ha trovato e ce lo sta segnalando e pian pianino il suo conduttore si avvicina per la verifica. E questi sono tutti cani in formazione. Formazione, quindi sono tutti cani giovani. Abbiamo visto che prima il Labrador è stato premiato con del cibo. Invece Kira ha un predatorio alto e quindi viene premiata con un gioco. In questo caso lei ha un manicotto che adesso sta ancora giocando e adesso vince. Ha scosso la testa, quindi ha vinto e il manicotto è il suo. Questi sono tutti cani molto giovani, hanno tutti 2 anni, chi un anno e mezzo, chi 2, chi 3, ma sono cani molto giovani. Poi adesso abbiamo Maya, che lei viene a un piccolissimissimo stile. Ha proprio un piccolo stimolo e Francesca dopo andrà via e non sa dove Flavio va a perdersi. Maya segnala anche lei già con l'abbaio. Ecco che Alice mai è partita. Quando partono gli si dà, c'è chi dice che gli si dà un cerca, c'è chi trova, c'è chi qualsiasi parola. Maya sta facendo le varie verifiche perché sente tanti odori. Sta verificando lì, bravi. Eccola, adesso arriverà un abbaio. Eccola che ci sta segnalando. Bravissima Maya, brava Maya. Adesso abbiamo visto tutti i cani in formazione. Dopo la formazione si arriva ai cani operativi. Per raggiungere l'operatività del brevetto, cioè di essere veri soccorritori di dispersi in superficie e macerie, si superano degli esami. C'è un esame propedeutico che comporta sia obbedienza che ricerca e poi c'è l'esame finale che è quello del brevetto, che è solo una ricerca con 2 dispersi. In questo caso facciamo una ricerca di cani, adesso vedrete 3 cani operativi di superficie. Si prepara Lara. E col cane operativo il cane non vede neanche dove va, non viene né stimolato, non sa dov'è questo disperso. Può essere anche un disperso che è sdraiato a terra, può essere un disperso. Ma il cane non sa dov'è, quindi deve fare le varie sue verifiche. Dalla formazione all'operativo, il cane tante volte può indossare un campanello, una pettorina, sono tutti segni che si danno al cane come per dire: oh, preparati perché adesso andiamo a fare questa cosa, questo gioco.
lui gli ha indossato, lui usa una pettorina, il cane ha già capito quello che deve fare e è già carico e gli sta dicendo: guarda che io sono pronto, dammi il comando che io sono pronto. Ecco che lui gli ha dato il cerca e il cane fa tutte le sue verifiche. Hanno sempre indosso una campanella, giusto come vi dicevo prima, perché nei boschi specialmente non sai il cane dov'è, mentre invece con la campanella puoi sentire il rumore. Dà un segnale, ma non gli sta dicendo non è proprio giusto. Vediamo, fammi girare ancora. Vediamo se ci si. Questo è il segnale di Kira che ci dà la verifica che ha trovato. Lara si è soffermata anche un attimo di più sulle due casse perché c'è stato dentro il nostro figurante prima, quindi l'odore era molto fresco, era indecisa tra quelli lì, è andata invece a sentirsi il suo odore più forte e ce l'ha segnalato con molta più convinzione. Adesso vediamo un altro cane operativo, Lola. Lola è operativa sia in superficie che macerie. Abbiamo simulato una specie di macerie e vi facciamo vedere il disperso in macerie. Anche le macerie per i nostri cani sono un disturbo, sono molto difficili anche perché ci sono tanti sfiati. Sappiamo che quando cade, crolla un caseggiato, crolla un qualsiasi cosa, si creano di quegli spifferi che sono tantissimi. Lola la vediamo in macerie. Lola ci ha già segnalato che lì c'è un disperso. Barbara sta andando a controllare se... E questo è il lavoro che noi facciamo, siamo tutti volontari, lo facciamo per passione, perché ci piace lavorare con i nostri cani. Ci alleniamo una, due, tre, quattro volte alla settimana, sia che piove, sia che nevica, sia che c'è i 40 gradi, noi ci alleniamo.
come vi ho detto, si crea una collaborazione, una fiducia molto alta tra cane e conduttore. E Lola, ad esempio, è stata premiata, il suo premio finale, il suo jackpot finale è lo Swiffer, lei lo sta ammazzando e sta vincendo il suo premio. Un applauso, direi che ce lo meritiamo tutti quanti, sia noi sia i nostri pelosi, perché i sacrifici sia per noi che per loro che facciamo sono tanti. E speriamo di non avere mai bisogno nessuno di ricerca di dispersi, però lo facciamo molto volentieri. E se volete venire a trovarci, noi siamo qua, vi diamo qualsiasi nostra informazione, ci trovate sia sulla pagina di Facebook come UCIS, anche perché operiamo in tutta Italia, dal nord al sud, e operiamo anche all'estero. Ci fa piacere se venite qua, ci facciamo conoscere e scambiamo due chiacchiere. A presto e buona giornata!